Lunedì 16 settembre 2024, ben ritornati all'appuntamento con la regola della sostenibilità, il nostro programma di approfondimento sui temi della sostenibilità, appunto un concetto trasversale che oggi tocca un po' tutte le aree della nostra esistenza, quelle produttive ma anche quelle del tempo libero che comunque sono connesse ai settori e alle aree produttive, insomma un discorso che è strettamente legato al nostro fattore umano, sociale, economico e ovviamente anche ambientale. E anche quest'anno per tutta la stagione ci occuperemo di questi temi attraverso interlocutori d'eccezione, buone pratiche, casi di studio e anche eventi che sono tantissimi proprio a partire già da questi giorni. Vi ricordo per esempio la carovana dei ghiacciai di Legambiente, di cui parleremo tra l'altro nel corso di questa puntata con Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi Legambiente e presidente Cipra Italia. Legambiente che tra l'altro tra non molti altri giorni darà il via anche a Puliamo il Mondo. Ma noi vogliamo partire quest'anno con la regola della sostenibilità andando a fare un focus su quella che è l'agenda ONU 2030. Lo faremo punto per punto con il professor Francesco Lenoci dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, professor Lenoci che è già in collegamento con noi e che ringrazio per la disponibilità. Buongiorno prof, ben trovato. Buondì, grazie a voi. Sarà bello questo viaggio prof, anche perché ci troviamo sostanzialmente a metà strada rispetto alla meta fissata dall'agenda 2030, anzi il giro di boa è già stato fatto, mancano poco più di 5 anni al 2030, quindi grazie al suo prezioso contributo andremo a vedere a che punto siamo. Ma per introdurci al meglio all'argomento andiamo a vedere un video proprio prodotto dall'ONU. Nel settembre 2015 gli Stati membri dell'ONU hanno approvato l'Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile. La comunità internazionale ha inserito all'interno della stessa agenda gli impegni presi a favore dello sviluppo sostenibile durante la conferenza ONU Rio+20 e il processo di rinnovamento degli obiettivi di sviluppo del millennio attuati tra il 2000 e il 2015. L'Agenda 2030 si distingue per essere universalmente valida e prevede 17 obiettivi riguardanti tutti i paesi coinvolti, con particolare attenzione alle popolazioni e ai paesi poveri del sud del mondo. Ciascun obiettivo può essere raggiunto solamente tenendo conto in egual misura delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ecologica. Il carattere universale dell'Agenda 2030 rende necessaria una differenziazione di ciascuno dei 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile. All'attuazione dell'Agenda 2030 deve essere una responsabilità condivisa da tutti. L'adozione dell'Agenda 2030 rappresenta inoltre un passo avanti nel mondo di trattare e attuare lo sviluppo sostenibile. Cittadini, società civile, settore privato, comunità scientifica, cantoni e comuni. Sono tanti gli attori che possono condividere competenze e interessi per raggiungere i 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile. La realizzazione di uno sviluppo sostenibile richiede un'ampia base finanziaria, risorse pubbliche, private, nazionali, internazionali. Un modo per creare sinergie e raccogliere fondi è la realizzazione di progetti che combinano finanziamenti pubblici e privati. Agire insieme per permettere a tutti una vita dignitosa. Molto bello questo video che in soli pochi minuti, in un paio di minuti, ci ha riassunto in maniera pressoché perfetta
quella che è l'agenda ONU 2030, quelli che sono i suoi obiettivi, i suoi scopi, i mezzi per raggiungerla. Prof, in questa prima puntata le chiederei solo qualche considerazione di carattere generale, perché come anticipavo andremo a fare un focus punto per punto su tutti e 17 gli obiettivi che l'agenda ONU fissa, però ecco, credo sia importante partire con una premessa di carattere generale. Benissimo. Lo sviluppo può essere sostenibile o non sostenibile. È incredibile a dirsi, ma fino a poco tempo fa, cioè tutti questi discorsi hanno avuto inizio nel 72 con la conferenza di Stoccolma e il Club di Roma. Cioè fino a poco tempo fa lo sviluppo è stato non sostenibile, in quanto basato su un processo che prevedeva quattro fasi: estrarre, produrre, usare e gettare. Si chiama economia lineare, è un'economia contro natura. La natura prevede che le risorse che nascono, crescono e muoiono ritornano alla terra come nuove risorse per rigenerarsi a nuova vita. Il primo che ha capito questi discorsi nell'universo è stato San Francesco d'Assisi. Non per nulla, prof, la regola della sostenibilità ha un sottotitolo che è proprio quello da Francesco a Francesco, per indicare ovviamente... Assolutamente sì. Questo... San Francesco era quello che diceva che l'acqua non andava inquinata, diceva che non bisogna recidere del tutto i rami dell'albero, diceva che bisognava lasciare libera una parte del terreno, aveva capito tutto. Uno dei suoi discepoli prediletti, Don Tonino Bello, l'ha seguito anche su quel percorso, urlando: la terra non l'abbiamo ricevuta in prestito, in eredità dei nostri padri, ma l'abbiamo ricevuta in prestito dei nostri figli. Se l'abbiamo ricevuta in prestito, occorre restituirla. Per restituirla migliorata non basta più enunciare la speranza, ma occorre organizzarla. Ecco quindi che bisogna passare all'economia circolare, ecco quindi che bisogna passare allo sviluppo sostenibile. Che cos'è lo sviluppo sostenibile in estrema sintesi? È soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni. Abbiamo visto che ci sono i 17 obiettivi. Io intanto direi proprio che non ci poteva essere un'introduzione migliore, anche con questa immagine che ci ha restituito dell'economia che da lineare deve diventare circolare per essere sostenibile e per consentirci, come giustamente diceva Don Tonino Bello, di poter consegnare il pianeta che abitiamo anche a chi verrà dopo. In condizioni... Migliorato, ecco, e sì. Quello è il punto, migliorato, non dobbiamo semplicemente restituirlo. Ecco. Allora, i 17 punti li abbiamo prima fatti scorrere. Ho appena finito di correggere una tesi di laurea magistrale che riguarda una società importante. Quella società a questi 17 obiettivi ne aggiunge uno, che è l'obiettivo zero. L'obiettivo zero, quella società lo identifica con la necessità di diffondere il messaggio degli obiettivi sostenibili, dello sviluppo sostenibile, a tutti gli stakeholder. Ecco, quindi si è inventato un obiettivo zero, è quello che stiamo perseguendo in questo momento. Ricordiamo ai nostri amici telespettatori chi sono gli stakeholder, cosa sono gli stakeholder? Gli stakeholder sono quelle entità che si interfacciano con l'impresa, quindi ad esempio i clienti, i fornitori, le banche, le istituzioni, le scuole, le università, gli azionisti. Ecco, tutti quei portatori di interesse che hanno a che fare con le aziende e che ne innescano, ne influenzano le dinamiche, per cui sono pienamente d'accordo anch'io, la sostenibilità deve essere circolare anche intesa in questo senso qua, assolutamente condivisa e partecipata da tutti. Prof, noi per questa
prima puntata, il tempo per questa prima puntata sta giungendo al termine. Io sono felice che abbiamo fatto questa doverosa e importante premessa di metodo anche, perché come dicevamo poi di settimana in settimana, punto per punto, andremo ad analizzare, anche se per sommi capi, perché i tempi televisivi ovviamente sono quelli che sono, tutti e 17 i punti dell'agenda ONU 2030, ecco, che stiamo vedendo adesso in questa grafica molto chiara, il cui punto primo dice povertà zero, che andremo ad evidenziare, ad analizzare nella nostra prossima puntata. Per cui, prof, non mi rimane tempo per ora di ringraziarti per la tua disponibilità, di cui siamo veramente molto grati, e di darti appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Allora ci ritroviamo, prof, fra una settimana. Intanto do la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.